Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Come forse sai se già segui questo canale, sono un programmatore professionista e un appassionato di tecnologia in generale che da un paio di anni si occupa anche di criptovalute. Bene, ovviamente mi sono venuti i capelli bianchi, ancora più di quelli che già non ho, vedendo il titolo di questo articolo pubblicato nel corso dello scorso weekend da niente meno che Repubblica, quindi una testata a tiratura nazionale che si intitola Lo schema Ponzi dei Bitcoin. Quindi in questo video vorrei commentare insieme a te questo articolo appunto di Repubblica e vedere perché se c'è un fondo di verità oppure se questo titolo, lo schema Ponzi dei Bitcoin, è un misto tra clickbaiting per cercare di acchiappare un po' di click e forse un po' di disinformazione finalizzata a fare pubblicità all'azienda dell'autore di questo articolo. Bene, seguimi. Ok, l'articolo è questo qui, lo trovi linkato nella descrizione dei video e si intitola appunto Lo schema Ponzi dei Bitcoin a cura di Alessandro Guzzini, del quale vedremo il profilo in seguito. Bene, l'articolo chiaramente, come il titolo lascia trasparire, è contrarissimo a Bitcoin. Inizia subito con la discussione attorno al Bitcoin con la B maiuscola. Caro giornalista, ti ricordo che Bitcoin è un nome proprio, quindi ci vuole la lettera maiuscola, ma va bene lo stesso. È sempre stata molto accesa e bla bla bla. Parlo un attimo di questa cosa qui, questa frase che mi ha lasciato un pochino perplesso, che invece sostengono che il Bitcoin rappresenta un'enorme bolla speculativa. Rappresenti, attenzione al congiuntivo. Va bene, basta la pianto, andiamo al concreto. Ok, il giornalista parla appunto di la ripresa in questo ultimo periodo sarebbe stata dovuta in parte all'annuncio di parte di Facebook della propria criptovaluta. In realtà la ripresa di Bitcoin è cominciata almeno da marzo di 2019, quindi il fatto che Facebook abbia annunciato la criptovaluta Libra pochi giorni fa, proprio appunto attorno a giugno, è insignificante in confronto alla ripresa di Bitcoin. I due sono completamente non correlati, quindi questa cosa qui è assolutamente una sciocchezza, proprio perché le tempistiche non coincidono. Scendo ancora un altro pochino perché l'articolo è veramente pieno di stupidità nonostante sia molto corto. Quindi Bitcoin non ha nessun asset o garanzia sottostante. Bene, questa è una critica che viene fatta spesso a Bitcoin. Si dice che Bitcoin non vale niente perché non ha nessun asset sottostante. Io ne ho già parlato in diverse occasioni di questa cosa che Bitcoin non ha niente a sostenerlo. In particolare ho dedicato all'argomento questo articolo intitolato Bitcoin è una truffa, un Ponzi oppure la rivoluzione del denaro, che trovi linkato qua sotto, nel quale sostanzialmente, dopo aver presentato un po' la situazione, spiego perché non abbia nessun significato il fatto che Bitcoin non sia sostenuto da niente, proprio perché la moneta fiat, ad esempio, quindi come euro o dollari, da quando è stata abolita la riserva aurea, non è allo stesso modo sostenuta assolutamente da niente, perché gli stati non sono più tenuti a conservare in cassa l'equivalente in oro. Quindi l'unica garanzia che abbiamo quando acquistiamo una valuta fiat ce la dà lo Stato, che effettivamente quella valuta ha un potere d'acquisto e che i commercianti sono obbligati ad accettarla per legge, quindi è questo che c'è come garanzia, ma non c'è niente dietro. Quindi, allo stesso modo, dire che Bitcoin non è sostenuto da nulla non significa niente. Di nuovo, in questo articolo faccio un altro paragone che secondo me è molto calzante, ricordo in particolare l'arte, ad esempio la Gioconda vale miliardi perché? Perché ci sono persone disposte ad acquistarla per miliardi, ma se guardiamo quanto vale la tela e il colore che c'è sopra, ci saranno un paio di euro di valore, se non anche meno, perché ormai è una roba stravecchia. L'interesse per un'opera d'arte viene solamente dal fatto che ci sono, e il valore di un'opera d'arte, tantissime persone interessate ad acquistarla a quel determinato prezzo. Quindi, di nuovo, nel caso di Bitcoin è esattamente la stessa cosa, ha un valore perché ci sono una serie di persone che hanno deciso che sono disposte ad acquistarlo a quel prezzo. Chi acquista il Bitcoin sostiene e va a remunerare esclusivamente il venditore, ci dice il nostro articolista. Di nuovo, va bene, chi fa un acquisto di Bitcoin va effettivamente ad effettuare uno scambio. Andiamo avanti. E dunque l'aumento di valore della valuta deriva esclusivamente dalla continua presenza di un flusso di acquirenti in grado di sostenerne il prezzo. Questo è estremamente vero, ma caro amico, anche le azioni hanno lo stesso valore, nel senso che il prezzo di un'azione come Microsoft, Amazon o Nvidia
via è dato dal fatto che c'è un bilanciamento tra chi le sta vendendo e chi le sta acquistando. In caso chi le stia vendendo abbia più forza, quindi non ci siano abbastanza compratori interessati a vendere, a comprare quell'asset ad un determinato prezzo, ecco che il prezzo scende. Se invece ci sono più acquirenti che venditori, il prezzo sale. Questo è vero nel mondo di Bitcoin, come nel mondo azionario, come nel mondo di qualsiasi altro tipo di bene di scambio per le attività umane. Quindi qui hai detto una cosa corretta, ma vale la stessa cosa un pochino per tutti. Ok, entriamo un pochino nella cosa che tecnicamente non sta in piedi. Il nostro articolista ci dice che la grande maggioranza delle monete virtuali appartengono a propri individui che probabilmente sono stati tra gli ideatori dello schema, quindi ha già deciso che è uno schema Ponzi. Dunque, due osservazioni in merito. Prende come esempio bitinfocharts.com, che è un sito fondamentalmente che ci fa vedere com'è la distribuzione di chi possiede i bitcoin. Ci sono qui gli indirizzi e questi sono ordinati per gli indirizzi più ricchi, ovvero che contengono la maggior parte dei bitcoin, e si scende fino a quelli che ne contengono molti meno. Allora, come vediamo, visto che vogliamo fare prendere esattamente quello che ha detto il nostro amico, i primi indirizzi, è vero, sono ricchissimi. Ad esempio, perché questo indirizzo contiene 151.000 bitcoin. Però il problema è che se andiamo a vedere e ci scomodiamo semplicemente a leggere quello che c'è scritto qua sotto, lo faccio un pelino più grande, vediamo se... Ok, non lo troppo perché altrimenti non si vede più. Così direi che si vede. Ok, c'è scritto che qua sotto il wallet appartiene a Huobi, Cold Wallet. Huobi ovviamente è un exchange. Ok, proseguiamo. Il secondo wallet è di Bittrex Cold Wallet, quindi significa che è un wallet appartenente a Bittrex che è stato messo in cold storage. Significa che non è attivo, contiene dei fondi che sono stati depositati lì per rimanere conservati in modo più o meno sicuro. Bitstamp, Binance, proseguiamo, ancora Bitfinex. Binance, bene, qui se continuiamo a scendere, vediamo che tutti questi indirizzi che contengono migliaia di bitcoin semplicemente sono indirizzi degli exchange. Significa che questi exchange hanno le chiavi private di questo exchange e le stanno utilizzando per conservare le monete delle persone che ci hanno depositato dei bitcoin dentro, che di fatto stanno utilizzando l'exchange come una sorta di salvadanaio, cosa sconsigliatissima, come ho già detto più volte, però questa è la realtà dei fatti. Ora, dire che questi indirizzi sono i più ricchi del mondo perché queste persone controllano più bitcoin di tutti quegli altri, sarebbe un pochino come dire che le cassette di sicurezza, i caveau delle banche sono ricchissimi perché hanno dentro un sacco di soldi. Ma amici miei, non è che i soldi sono della banca, sono di chi li ha depositati temporaneamente lì dentro. Qui è la stessa cosa, gli utenti hanno depositato in questi indirizzi gestiti da questi exchange i propri valori, ma comunque rimangono di loro proprietà. Ora potremmo aprire una parentesi dicendo che in realtà avendo trasferito i propri bitcoin, i propri valori all'interno di un indirizzo di cui non detengono le chiavi private, vi hanno effettivamente passato il controllo agli exchange. Però sta di fatto che nella praticità questi utenti in qualsiasi momento, per il momento, possono comunque andare e ritirare i propri bitcoin perché sono di loro proprietà. Quindi questa cosa non sta assolutamente in piedi. Ok, procede dicendo che meno di 2.000 soggetti infatti possiedono da soli circa il 42% dei bitcoin per un controllore prezzi di mercato di 5 a 75 miliardi di dollari. Ok, adesso non voglio scorrere e allungare questa discussione perché credo che il messaggio sia chiaro. La maggior parte degli indirizzi comunque che ho visto sono tutti indirizzi chiaramente appartenenti agli exchange e comunque anche così non fosse perché comunque ci sono comunque tantissimi indirizzi che sono effettivamente di privati. Ma amici miei, anche nell'economia di tutti i giorni, quindi anche nella finanza tradizionale, ci sono dei super ricchi che hanno tantissimi soldi, mentre ci sono i poveri che semplicemente non hanno niente. È la stessa cosa che funziona con il mercato e con l'economia tradizionale. Ci sono tanti ricchi e ci sono tanti poveri. Questo di fatto Bitcoin non ha modo di spostarlo. Ok, proseguiamo ancora con l'articolo. Cosa succederebbe infatti qualora rallentasse il numero di nuovi utenti di Bitcoin? Semplice, il prezzo sarebbe destinato a crollare. Dunque, innanzitutto non dimentichiamoci che comunque c'è una compravendita anche all'interno di persone che già hanno Bitcoin, che fanno trading, quindi persone che acquistano magari Bitcoin perché credono che sia un momento favorevole e poi lo rivendono. Quindi sicuramente in caso il fenomeno Bitcoin non dovesse continuare a crescere, quindi non ci fossero nuove persone che entrano, che portino nuovo capitale, i prezzi rimarrebbero simili o comunque a lungo andare è sicuramente vero che scenderebbero. Però di nuovo, allo stesso modo, è vero anche di un asset come l'oro. Se nessuno si comprasse più oro, il prezzo rimarrebbe stabile e ad un certo punto comincerebbe a scendere, o di nuovo il mercato azionario, come ho detto prima. Quindi questo discorso è applicabile un pochino a qualsiasi tipo di asset.
Poi andiamo avanti, il costo dell'infrastruttura è del tutto reale e aumenta man mano che cresce il numero di utenti ed il prezzo unitario di Bitcoin. Questo è estremamente vero, nel senso che il costo per fare mining di Bitcoin aumenta man mano che aumentano i minatori, perché come ben sappiamo la difficoltà si aggiusta dinamicamente e si modifica dinamicamente per rimanere comunque costante anche in caso ci fossero tanti miner. Quindi se ci sono tanti miner cresce la difficoltà in modo che non sia più altrettanto facile minare Bitcoin. Però amici, permettetemi di fare un'osservazione. È molto simile a quello che succedeva con l'oro. Quindi, di fatto, oggi chi vuole estrarre dell'oro deve comprare dei macchinari molto importanti. Quindi non basta andare col piccone ad estrarre oro. Qui è un pochino la stessa cosa. Ok, vado avanti, finisco l'articolo. Come tutti gli schemi piramidali, dunque anche il Bitcoin è destinato a crollare quando l'interesse verso la criptovaluta inizierà a scemare. Semmai inizierà a scemare. La mia controargomentazione è che invece, come tutte, diciamo, le tecnologie rivoluzionarie quali Bitcoin potrebbe essere, il suo prezzo è destinato a crescere in caso l'adozione continui a galoppare come abbiamo visto. Bene, credo di aver chiarito che secondo me questo articolo non sta né in piedi né in terra, non sta né in cielo né in terra, non ci sono delle buone argomentazioni. Volevo dare un'occhiata a chi l'ha scritto. Qui sotto c'è una nota che l'autore è Chief Executive Officer di Finlabo. Quindi ho fatto qualche ricerca per capire chi è Alessandro Guzzini e sono atterrato sul suo sito, che appunto è questo Finlabo, che fondamentalmente è un fondo di investimento. Ho guardato e il nostro Alessandro Guzzini è qui, elencato tra i membri del team. E Alessandro Guzzini è un amministratore delegato del comitato di investimenti Finlabo, è laureato con lode in ingegneria e ha sostanzialmente un MBA in una scuola di business. Caro Alessandro, io credo che dal curriculum, ho dato un'occhiata, sei una persona estremamente competente e probabilmente ne sai tantissimo più di me di finanza, quindi non posso credere che tu abbia scritto queste sciocchezze con cognizione di causa. Io credo sostanzialmente due cose, che tu l'abbia fatto o per far pubblicità al tuo fondo di investimento, che mi sembra un fondo di investimento più che serio, quindi sicuramente secondo me non avete bisogno di questi articoli clickbaiting per fare pubblicità. Oppure credo anche se mi sembra una cosina un pochino più delicata, che tu e la tua società abbiate un pelo di paura che Bitcoin vi possa rubare il mercato da sotto i piedi, perché le persone possono cominciare a investire in Bitcoin invece che investire nei vostri servizi, visto che stiamo entrando in una nuova bull run in cui sembra che ci sia un ritrovato interesse per Bitcoin. In tutti i casi, ripeto, Alessandro Guzzini mi sembra una persona estremamente sveglia e competente, non posso credere che tu non sappia esattamente di cosa stiamo parlando e questo articolo è fuffologo alla ennesima potenza. Un'altra cosa che mi permetto di dare una becchettina anche alla revisore di Repubblica, che ha pubblicato questo articolo senza documentarsi un minimo su quello che è la realtà dei fatti, mi sarei aspettato un pochino più di attenzione dai revisori degli articoli di Repubblica, che è un quotidiano a tiratura nazionale, e con questi articoli si tende semplicemente, oltre a fare clickbaiting, a spaventare le persone che invece magari sono veramente interessate a capire come funziona Bitcoin. Bene, da zona di turbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace qui sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Se questo video ti è piaciuto, se sei d'accordo con quello che ho detto, fammi sapere qua sotto che cosa ne pensi. Ti chiedo anche di condividere sui vari social questo mio video, anche per cercare di raccogliere un pochino più di interesse da parte delle persone e magari far arrivare anche questo mio video all'orecchio del nostro Alessandro Guzzini, dal quale mi piacerebbe avere una replica, e anche dallo stesso Repubblica, che mi piacerebbe capire per quale processo editoriale non ha funzionato per aver pubblicato un articolo scritto così tanto, con così tante fesserie. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante iscriviti qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!